fame! C'ho fame! Papà, c'ho la fame! Muoviti, no, muoviti, ho fame. Zitti, mi sta venendo. No, 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 allora così mi viene l'ansia. Così mi voglio viene l'ansia. Voglio giocare. Ma chi sei, fratello, no, brutto vicino. Prendo il martello da giudice, porca miseria. No, è quello logico, il mio. Per favore, per favore. Allora, sto arrivando, sono un papà americano con i miei jeans americani, la mia pancia americana, i miei muscoli americani e tutte le mie caratteristiche. Papà americano! È la mia faccia molto intelligente. Allora, silenzio! Nessuno vi voleva, ok? Io non vi volevo, vostra madre vi ha voluto. Identificatevi prima di tutto. Chi abbiamo? Io, Anna. Beh, very nice. Questo qua dietro un po' brutto e schifoso. Sono io, ciao. Una Bimbo bella Cico, cosa in mano. Colui che si narra pisci tutte le piscine del mondo. Allora. No, scusa, non volevo farlo, ti giuro che non è volevo farlo. Rotto. Non volevo farlo. Vai nell'angolo, 5 minuti di punizione. Ok, no, vado subito. E portati il vetro da sgranocchiare, subito. Ma come? Tutte le fortune c'ha lui, tutte le fortune. Chi è questo il ragno? Il più bello nella terribile, culla. Cos'è questo bestia di Satana? No, che schifo, no, no, è eccessivo. Vieni qua, papà. No, va bene così, va bene anche così. Allora, facciamo una bella cosa, facciamo una gita. Allora, bimba Anna, rimani pure lì a rimbalzare, va bene? Vieni qui, come ti chiami tu, bimbo bruttissimo? Bimbos terribile, perfetto, bimbo. Ok, va bene anche quello. Bimbo stremato, bimbo sgabirro, bimbo orrendo. Dove mi porti? Facciamo un viaggio, facciamo un viaggio. Vieni, vieni. Non muoviti. Mi puoi portare in braccio? No, posso salutarti se vuoi. Dai, vieni, su, veloce. Arrivo. Che bello, io e te, un bel Ma viaggio. Ma è giusto, papà ha scelto il bimbo preferito. Infatti così non fai mica bene, adesso facciamo un cassino tutto in io casa. Io sono più bello, zitti. Rompo tutto, basta, sì. Basta. Allora, bimbo bellissimo, che fa schifo, proprio schifo, 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 brutto, brutto. Basta. È una roba proprio sgabirrante. Vieni qui, ti metti qua, sperando, perché so, pensa, che ogni tanto da fuori da lì arriva un lupo. Se arriva il lupo, mi mangia. No, è un lupo bravo, si chiama lupo bravo. Tu cosa fai? Le caramelle. Di brutto. Tu gli infili la mano fuori dallo steccato, così, tendendola. E mi mette la mano. Oh no, vabbè. E lui ti mette le caramelle. Ecco, aspetta qui, va bene. Basta qui. Ho un problema, papà, sto per morire. Mi sento male, Il vento prima mi è rimasto in gola, penso. Cosa ho fatto? Non lo so. Dai, chi ha il ciuccio? Cos'è sto ciuccio adesso? È suo, ho detto magari il ciuccio gli fa bene. No, rubarmelo, ridammelo subito, Te. Oh. Voglio anch'io il ciuccio. Stai zitto lì tu, Vieni, Cico, ti do da mangiare buono. No, molto male, molto male. Stai maluccio? Come va? Malissimo, bruttino. Male, okay. Molto male. Cosa, no, con no, che ecco. Sintomi? Sai che papà è un dottore, lo sapevi questo fatto qua tu? Veramente? Oh, guarda, una caccarella di quelle veramente a fischio, di quelle potenti. Che schifo, ma perché non stai entrando in cucina che da 10 minuti ti aspetto? Sono molto lento, io ho le gambine. Dobbiamo fare qualcosa per quella lentezza. Ma è il bimbo più brutto quello. No. Papà, aiutami. No, cos'è quello? Te rimbalza. No. Dai, dottore, dottore, si muove. Sì, sì, allora, aspetta, allora, arrivo. Allora, per farti stare bene, una mela. La mela suprema, la mela. Ha vitamina C, D, H, tutte quante. Ma gliel'hai sbattuta in faccia. Sì. Chiudi il frigo, se no marcisce tutto, papà. Vogliamo la frutta noi. Ascolta, tu sei fuori. No. È il frigo. Allora, bimba Anna, tosga, birrati questa pesca. Esci. No, non voglio uscire, no. Se non esci ti spacco la faccia, No, è così, è eccessivo, vado fuori. Bene, adesso venite con me. Anzi, siccome dobbiamo andare anche noi a fare una gita, perché abbiamo lasciato troppo tempo da solo quell'altro bambino brutto, vi do una sovraccarico di zuccheri, così vi sentite meglio. Dammelo un po', buono, dai. Allora, aspetta. Ma i zuccheri li volevo io. Fermo, stai zitto te, che arriva il lupo, speriamo. Allora, aspetta che non riesco a... Ok? Come ti... mangia. Vattene, te lo mangio da solo. Me lo mangio da solo, basta, infatti ecco qui. Tieni, bimba Anna, dov'è bimba Anna? Dov'è Sono bimba? Qui, dietro il frigo. Ah, quanto pare è emigrata in Mongolia. Mi fa piacere che tu stia parlando dalla Mongolia. È finita dietro il frigo apposta. La smetti di parlare dalla Mongolia, oh scema. Sono sotto i tuoi piedi. Deficiente. Dai, rimbalzano le cose qui. Ma che papà bravo che sono. Cioè, avere così tanta pazienza è pazzesco. Me la prendo da sola. Ma rimbalza tutto, ma è pazzesco. Ma la smetti dietro, di tirarmi dietro, faccio dietro. da sola. Prendi, te lo da. No, adesso si è chiuso l'infilo. Esci da lì, esci. Fresco, chiudi, è fresco. Ho detto di uscire, ti spacco la.
Anna, fuori! È fresco, chiudi, è fresco! No. Voglio anch'io il fresco! Oh, vuoi stare zitto e aspettare il lupo? Esci! Ah, arriva il lupo! Perché ma gli fai schifo? Sì, ok. Adesso venite, andiamo fuori. Oh, ma c'è veramente il lupo? Ma speriamo! Non chiudermi la porta in faccia, però, è cattivo! Dai, che, oh, che fastidioso che sei come bambino, guarda, veramente insopportabile, Quando sei un cattivo mi chiudi la porta in faccia! Cioè, mettiamo una F di rispetto per il papà Lion che deve sopportarsi questi due, tre bambini orrendi, orrendi! Voglio una F nei commenti, per favore! Venite, papà, venite! Papà, sono qui, vieni da me! Dov'è? Ancora sono vivo? Qui, ah, che aspetto il lupo. Guarda, guarda, sembra una biscia. Striscia la biscia sull'erba liscia. Vieni qua. Alza la gamba e piscia. Vai, vai, faccia la staccionata. Papà, le bisce non hanno le gambe. Torno nell'angolino. Stai zitta, Anna dalla Mongolia, ok? Oh, ma questo che figata, papà, giochiamo con questo un po'? Vuoi giocarci? Sì, oh, sì, anch'io, per favore, papà. Va bene, vai, vai, vai. Vabbè, state attenti a non farvi male però, eh. Va bene, no, sicuramente, okay. Sì, attenti. E io, papà, posso salire? No, no, tu no, tu no. Ma mi fai mai giocare? Stai zitto, perché se poi ti fai vedere dai vicini che sei brutto, si spaventano, chiamano la polizia. Ah, quindi è per il mio bene. È per il tuo bene, sì. Grazie, papà. Sono un vero papà modello io, eh. Ho vinto anche un premio, papà dell'anno, pazzesco. Ma secondo voi, no? Ma se noi prendiamo questo e lo avviciniamo lì che ci sono quelle finestre, possiamo entrare, sì, tipo... Prendi, prego, sì, spingi un po', sparti, spingiamo tutti insieme. Ok. Tranne il bambino brutto. Ma perché non posso mai fare nulla? Perché? Perché non piaci a papà, ok? Lo deludi. Ma hai detto che ero bravo prima. Ah, è mentira, vero, mi sa. Hai la registrazione di queste parole che io avrei detto. Nella non mi mia testa sì. Allora mi sa che rimane lì dentro però. Ok. Papà, papà, se uno di noi riesce ad arrivare sul tetto, che premio gli dai? È una banana. Papà, però non lo usare tu il trampolino. Ma sono davvero sul tetto. Oh, oh! Ma mi sembrava una stupidaggine. Ma invece davvero si può andare sul tetto? Ma pazzesco. Arriviamo anche noi, aspettaci. Guarda, guarda, guarda che bello. Oh, tutti sul tetto? Sai che in America lo fanno, si mettono sul tetto a prendere il sole. Posso andare anch'io, sì. No, mi dispiace, c'è posto. Hai detto tutti. Sì, ma c'è posto solo per tre sul tetto. C'è scritto che il tetto, vabbè, è omologato per tre. Quindi, dai, però poverino, mi fa proprio... Dov'è la biscia, fratello? Io non la vedo la biscia, fratello. Vedi che è lì in mezzo all'erbaio. Guarda lì. Eccomi, che bello, che figata. Che striscia in mezzo all'erba, che schifo. Sei caduto? Siete molto in alto voi. Che bello, hai visto? Ci siamo tutti. Guarda quello stupido là che non sa neanche parlare. Proprio come una famiglia. Niente, lo devo fare. No, no, io non sto capendo niente. Io non voglio stare qui sopra. Mi fa male l'aria qua. Mi fa male l'aria? Ma cosa stai dicendo? Sì, sei diventato Alex. C'è troppa poca aria. Mi fa male la testa, vedi? Vabbè, se vuoi ti scorreggio in testa, così c'è più aria. No, che schifo, perché? No, 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 non fermi. Oh. Sto bene. Allora, bimbo brutto là sotto in mezzo alla erba, Posso salire quindi? No. Ma sto pian piano avvicinando, papà. Infatti, non ti avvicinare che non piaci. Oh. Voglio giocare. Bimbo via definitivamente. Come faccio? Devo dare via? Buttagli qualcosa, buttagli qualcosa. Portalo in piscina, ho un'idea, ho un'idea. E se gli faccio un body slam da qui? Sì, 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 fai body slam, papà. Ok, mettiti sul cemento. Bravo, così fa più male. No, non riesco a salire, sono troppo basso. Guarda che schifo. Ok, mettiti bene, fermo lì, Ti prendo io, papà. Vai, papino. Boss, body slam con le gambe. Non è venuto. L'ho sentito un pochino, Riprovo, aspetta, fate il tifo per papà là sopra. Vai, papino, fai il body slam della storia. Se l'hai preso. Un altro. Non ero pronto. Un altro body slam. Pronti? Vai, tifo. Papà, il tufo, c'è tutto. Papà, stai bene? Alla grande, papà fa queste cose per mi lavoro. Mi fa male il piedino. Stai zitto, adesso ti spacco la faccia. Vabbè, eccolo. Vai, questa c'è. Vai, papà! Body slam! Questa volta di ginocchio sono a terra. È cattivo lei. L'avevo sfondato. No, chi è? Ok, basta, adesso è ora di giocare in cucina col frullatore. Basta, ma è ora di giocare. No, arriva! No. Ho detto, ti prendo a calci. No, mannaggia, sono inciampato su di te. È caduto il papà. Com'è vai, che vai, si prendevano a calci i bambini, che non me lo ricordo? C'era. Non si fa. Quello è un sei altro sicuro? Gioco. Quale gioco? Voglio farlo anche quello. Quello della nonna. Ah, mannaggia, facciamo anche quello della nonna allora. Andiamo che mi tutti nel forno? No. Allora, come altro gioco... Andiamo tutti in piscina! Ecco, bravi, andremo in piscina. Prima però dovete fare la merenda, così andate a fare il bagno a stomaco pieno. No, io merenda non ci penso. Vieni qua, no, stai no, zitto, no. Ti ingozzo di banane. No, io non vado a fare merenda, io vado nel frigo. Io voglio mangiare le piante. Allora, tu non devi mangiare niente perché non abbiamo cibo da perdere io con te. Io voglio bere il sapone. Basta!
fuori! Oh! No, ti sgonfio! Dai, non mi esci, piace però! Esci. Vabbè, c'è troppo caldo! Ma non me ne frega niente, vai via! In piscina! Vabbè, vado in piscina, ok, vado in piscina! Il sapone, c'è il pesce sopra, buono! Ecco, brava! Oh! Ma no, posso non si mangiare qualcosa di bello? Aia, stai zitto, guarda, sembri una sanguisuga, mi fai scivolare pure. Mi mangio anche la bottiglia. Smettila, prendo le pesche sciroppate, queste sono buone. Vieni qua, ma porca. La frutta non ci piace. Oh, c'è questo schifoso che mi fa scivolare ogni volta però. Come te lo do da mangiare, no? Quella è lì, è una lattina. Ma non la so mangiare. È diventata verde. State zitti. Dai, papà. Ancora, basta. Papà, mi sento male. Dai, chi ha cagato in terra? Bastiani. È stato lui. Ma fai schifo, ti dovevo dare non via. Non l'ho fatto apposta. Oh, ti do il formaggio. Vediamo il formaggio. Buono il formaggio. Te. Ma sono io che sto male, non lui. Sì, che schifo. Silenzio. Cos'è? Siamo al mercato delle pulci? No, assolutamente no. Bene. Papino. Aia, ma... Sto morendo, papino. Sto cercando qualcosa da darti. Un attimo. Oh, ecco, c'è una pera. Ti do la pera. Mangio un legno. Fermati però. E sei tonta? Non sto morendo. No. Ma l'hai lanciata. Non mi dire che sei morto. Non sono viva, sono cioè, viva. Anna, mi hai infilato una pera gigante in gola. Fai Anna, potere. Ti prendo a craniate in faccia, va a finire male oggi questa gita, Va a finire malissimo. Oh, è siete, una bellissima gita. Siete dei bambini terribili. Ti sgabbiro il ketchup. Il ketchup. Ma stai zitto. No, adesso andiamo e ti affoghi. No, rimbalzato. Anzi, no, io mi affogo io adesso. Via, proprio via. Qui da me, tutti, venite. No, sono qui davanti a te. C'è un problema col nuoto. Ti ho fatto scivolare. C'è un problema col nuoto. Che fatica, non mi interessi. Papino, sono incastrata nel forno a microonde. Cosa ho detto sul fatto di non tirarmi da una parte all'altra? Papino, tanto hai perso, anzi hai vinto. Ho vinto, perché siete scarsi, ok? Ma tutti il bagnetto. Ci ha preso troppo bene la gita. È troppo bello stare con Papino. Adesso, tutti voi farete i genitori. E no. Io il bambino. No. Non basta, ti conviene. Era divertente. Infatti non ti conviene. Niente. Come at me bro. Vi spacco la faccia. Adesso. Dai. Ma sei solo un bambino. Dov'è l'amore di papà? Dov'è? Allora, dov'è? Allora mettiamo subito le cose in chiaro qui. Mettiamo le cose in chiaro. Allora tu, chi è questo qui con l'aspirapolvere? Io sono questo papastre. Allora sei un fallito, ok? Hai divorziato a 20 però anni. Però l'aspirapolvere. Stai zì, non mi interrompere. Hai divorziato, sei un fallito. Ti hanno licenziato 45 volte. Guadagni 10 centesimi all'ora. Porca miseria. E tua madre voleva una femmina. Fuori. Ma che tristezza, poverino. Questo, chi è questo via? Qua? Chi è questo sono qua? Sono io. Perfetto. Allora, sei talmente brutto che sembri una categoria a parte. Non sei un essere umano, sei un essere brutto. Poi, in mano che cosa c'hai? La tua laurea. Una mela. Vale sempre più della laurea che hai conseguito in scienze della deficienza. Fuori. No! Perdente. Brava, striscia. Siamo cattivi genitori. Allora, questo imbecille qua dentro c'ha un cestino. C'ha l'urna delle ceneri di sua nonna sui genitali. Allora, sei una persona veramente un depensante. Una persona terribile. Allora, vattene fuori dalla mia vita, per favore. Prendi la nonna, prendi questa. Ecco, vado io. Prendi tua nonna. Ma che schifo, mi ha lanciato via. La nonna in faccia. Un terzo fallito, guarda, tre papà falliti come voi. L'ultimo è il peggiore di tutti, Quello lì manco se vince al gratta e vinci diventa vincente. No, gli basta, tolgono i soldi. Ma tu di chi sei figlio? Mi tiro una sedia in testa. Ma di sicuro non di voi tre, perché siete delle persone veramente che non allora, mi piacciono. Mi hai rotto le scatole, dove sei? Sono 10 dove volte sei? Più intelligente di voi. E ho 2 mesi. Pensa quando sarò grande. Infatti adesso vediamo le cose. Aia, no, mi fanno male però. Guarda, non sapete neanche camminare. Guarda quello. Ma uno che sa camminare di voi c'è in mezzo a voi, uno che sa camminare. E si guarda. Vieni qui. Cioè, ma guarda quello lì che gattone. Dai, ma sei un teppista! Quell'altro si è mangiato il pallone da calcio! Guarda, l'ho mangiato, non so perché, sto per morire! Cioè, quell'altro sta aspirando il prato! Ma quanto corri! Ma cosa stai aspirando? Le cimici del grano! Ti devo mettere il ciuccio! Vieni qui! Mamma mia, che gente, porca miseria! Questi sono veramente venuti male, come bambini! Qualcuno lo fermi! Lo fermo io, ragazzi, tranquilli, ci penso io! No,
ma no, bravo, noni. Ti schizzo la faccia. Magari migliori. Wow, bambino supremo. Ti prego, stai fermo. No, va bene. Sicuro. Va bene, allora facciamo così, ok? Facciamo un'attività che proponete voi, visto che pur sempre siete i miei genitori, quindi vi devo pure sempre ascoltare. Facciamo il bagnetto, ti prego. No, il mi bagnetto. Piace. No, bagnetto no, no, fa male quello. No. Prendo invece il tagliaerba. No, no, quello non è una cosa che puoi fare. Detta, non l'abbiamo detta noi. Cazzo di me. Bene. Fermati, fermati. Non mi sento bene. No, sei rottissimo. Ho detto che non era sicuro. Non lo era davvero, questa roba qua. Poco sicura. Vieni qui. Dai, sembrate gli zombie di Sirius Sam che arrivano da lontano. Ma come si fa a prendere? Ti prego, non ti muovo. Bambino, devi sta fermo. Guarda questo, tutto falciato. No, non ci vengo. Adesso sapete che cosa faccio anche? Me ne vado dentro il tritarifiuti e mi trito, guarda. Non ce la faccio più a vivere. Non farlo, sei guarda pazzito. Guarda questo dove sta andando da solo, no, un no, cretino. Ma io volevo fare il giro, ma non ci riesco. Ma chi è che mi sta investendo a due ore? Scusa, boh, guarda, non lo so. Chi sarà mai, mamma basta. Mia. Mamma mia, chi stai può essere? Stai tagliando male il prato. Vabbè, cos'è, lo mangi? Se fa una cosa, almeno falla per bene. Vieni qua. Ecco, no. Muove il coglio con vieni questa qua. Vieni. Sembrate tre cretini. Fatemi, acchiappatemi, fate il giro da lato. Dividetevi. Ma dividetevi, no? Uno mi prende da un lato, uno mi prende dall'altro. Impegnatevi. Ma porca miseria. Lo placco io dall'altro lato, ragazzi, tranquilli. Ok, meno male, no, dai. Mi è sfuggito. È arrivato quello che ci sa fare, quei bambini. Eccoli. Il nemico del tagliaerba piccolo. Sì, ribaltamento. Non funziona. Ci provo. Dai, vieni qui. Dove sei? Ma seriamente riusciamo a contare sto lombrico? No, basta, wow, basta. Va bene. Allora, facciamo come avete detto voi, ok? Serata in piscina. Andiamo. Finalmente, col braccioli. E i braccioli. Con i braccioli, con i braccioli. La ciambellina, che tu non mi sai nuotare. Va bene, va bene, va bene. Perché prima non mi fate vedere voi come si nuota, così imparo. Devi vedere, guarda, certo, intanto però vedere. Devi mangiare, quindi va bene, grazie della banana, mamma, non aspettavo altro. Guarda, io so fare i tuffi, sono bravissimo. Aspetta che adesso ti vengo a vedere, Entra, dai. Allora, quello lì è il mio papà più brutto, anche stupido. Vai, guardatemi. Vediamo. Manco sa salire nel no. Eccolo. Eccolo. Ho preso l'angolino. Proviamo il papà più stiloso. No, la smetti? Eccola, no. Adesso arrivo po'. Ma cosa mi hai fatto? Ti volevo mettere la ciambella. Ma smettila! Ma non vuoi mettere la ciambellina? Comunque non sei tu quello più stiloso, è Anna quello più stiloso. Vabbè, vado via allora, vado via. Grazie della ciambellina. Allora, va Anna a fare il tuffo. Vado subito, aspetta. Sembra che Anna sia veramente un imbecille, visto che doveva già essere lì al trampolino, invece era ancora qui a guardare le palle. Allora, senti, io a differenza brava, di tutti brava, gli altri brava, mi preoccupa della tua sicurezza. Brava. Perché brava. Sono un bravo papà io. Fallita come papà, Invece fallita. Guarda dietro. Ma quell'altro, ma smette, ma cosa sta facendo quell'idiota in acqua? Oh! Io voglio nuotare. Ma ti svegli, imbecille. È brutto. Ma che problema ha? Ma non lo so. Non lo so. Ho preso troppa acqua e non mi sento bene. Ma che modo di nuotare è? Che stile è quello? Stile all'ombrico? Chiaramente stile. Oh, ma l'abbiamo nessuno visto da piccolo. Nessuno me l'ha insegnato. L'abbiamo sai visto da quello? Piccolo, era l'ombrico. Quello è stile danzatrice del ventre. Perché fanno così, no? Con le braccia tutto. Con l'ula oro. Comunque, guarda come mi muovo. Anna, sei un imbecille. Mi avevi messo tre salvagenti. Sei una testa di cavolo, veramente. Allora, ma fammi davvero vedere. Te ne ho messi tre? Pensa a quanto sei cretina e infame. Vai. Ma non sei ogni volta fai ti vedevo il tuffo, che non ce l'avevi. Va, fa vedere sto tuffo. Sei pronto? Vado. Di nuovo e è andato in altissimo. E basta, no ragazzi, ci devo pensare io qua. È il mio turno di brutto. Ma sei hai anche sono. Il salvagente, ma non ti fai sì, pena. Perché non so nuotare. Ma allora cosa ti tuffi se non sai nuotare? Scusa. Per la tua sicurezza. Me lo son tolto. Dai, ragazzi, vai a Neghi, ecco. Vai. Ecco, vai. Vai, forza papà più stupido e brutto di tutti. Ci sono di brutto. No. Che schifo. Peggior no, tuffo. Ha un po' picchiato il fondo. Ma non nuota. Ma che è il tuo turno. Vi faccio vedere io. Rotto, direi. Questo adesso vi faccio vedere il tuffo doppio carpiato quadruplo con avvitamento anteriore a sinistra, supercazzola prenaturata a destra e cicce squacchero carpiatissimo proprio mamma estremo. Ma si vede che ha preso tutto. Però non farti bambino. Male. Io sono figlio di come si chiama? Non mi ricordo. Quella lì che nuota, insomma. Di una che nuota sono figlio, Va bene. Qualunque che nuota. Hai pure le branchie. Sì. Della sirenetta, di Ariel. Ecco qui, guardatemi, bravo. Eh. Oh, ma
ma sei bravissimo. Ma ok, ma c'è uno di voi. Scusa, quello più stupido col salvagente. Anna, credo. Sono io. Okay, sì. Ti stai flippando malamente, la puoi smettere? Guarda, veramente quello che sta flippando tantissimo è Cibo. Ma è diventato anche viola. Anche tu stai messa male, fidati. Vabbè. Vabbè, fa niente. Vai, facci vedere. Il tuffo. Mi sto caricando, eh. Eccolo. Vai, caricati piccolino. Attenzione, il tuffo è tutto. C'è tutto il tuffo. Ok. Opla. Bravi. No, se... Aspettamento. No, che... però all'indietro. No, ci vuole un attimo di. Ok, ho dato di faccia. Eccolo. Vai, ci eccolo. Sei. Non ti ando. Vai. No, sedate. C'ho bisogno di tempo perché è una cosa delicata. Ok. Eccolo. Ecco. Guarda che bravo. Oh, un po' di calma. Ok, ce l'ho fatta. Spluff. Non hai fatto neanche uno spruzzo. Hai visto? Bravo. Che bravura. Bravissimo. Adesso mamma mia, per favore meraviglia. Uscite, perché quello che sto vedendo non è per niente normale, okay. Ma infatti è molto tipo una giravolta strana, sì, sì, anche Anna c'è in mezzo a quella giravolta strana comunque, eh. Io non ma vorrei come? No, dire. Ma come? No, ma sono fuori dalla piscina. Papi, non riesci ad uscire? Mi permetto di dissentire. Cioè siete tutti e tre dentro la piscina per ora. No, beh, è rottissimo. No, siamo tutti c'è molto uno rotti, che probabilmente aveva mangiato prima di fare il bagno, quindi adesso si sta teletrasportando. Ma vale al pancino. Quell'altro è rimasto lì a fare il lombrico del ventre. Sì, lui sta sempre lì. Guarda a lombricare l'uovo. Ah, Anna si è seduta sul divano, però, hai visto? Brava. Vedi che non ero in acqua? Sì. Ecco, anch'io, vedi? Bravo. Ci sediamo tutti. Ah, no! Aia, no, cos'è succedendo? No. Allora, io direi che ci possiamo fermare. Andiamo! Vieni, salta su! No, grazie. Ci vediamo questa sera in live. Mi raccomando, non mancate. Alle 19 sul sito Viola, Lion VGF Live. Vi aspettiamo tutti. Per oggi ci salutiamo qui. E Lion e la gang dei papà, poco papà, out! Ciao!